Ciao Andrea, dopo un ringraziamento sentito doveroso per avermi ospitato questa fiera, ti racconto questa cosa qua riguardo l'illustrazione. In primis l'illustrazione ha un punto di forza secondo me, ovvero che ha vari interlocutori e quindi è un, diciamo, un mezzo di comunicazione abbastanza flessibile e plasmabile anche a seconda del contesto. Se noi consideriamo l'illustrazione in senso classico del termine, siamo abituati magari a pensare a un disegnatore, un artista che viene chiamato da un art director o da un editore per confezionare un'immagine, è altrettanto vero che questo tipo di rapporto può essere a livello editoriale, chiaramente, è vero che questo rapporto e questa dinamica può essere traslabile nell'ambito anche cinematografico e videoludico. Di conseguenza, tutto quello che un illustratore è chiamato a fare è la creazione di qualche concept, che può essere un personaggio, un'ambientazione, quindi applicabile al contesto dei videogiochi e dei film. Soprattutto per come sono cambiate anche le dinamiche e l'approccio all'illustrazione in senso tecnico del termine, quindi partendo da dall'utilizzo delle tecniche tradizionali fino al passaggio delle tecniche digitali, proprio la possibilità di utilizzare queste tecniche digitali che permettono di far fronte a una mole sempre più pressante e ingente di lavoro ha permesso quindi agli illustratori anche di cimentarsi in questi contesti. Quindi, diciamo, la figura dell'illustratore come concept artist diventa la figura di colui che produce una quantità massiccia di bozzetti, prove, disegni, contestualmente appunto a un progetto nell'ambito dei videogiochi e dei film, utilizzando quindi i software digitali come Photoshop, Painter, per quanto riguarda il 2D, fino ad arrivare poi al 3D, ma questo è un contesto che non mi appartiene. Quindi io vedrei i nuovi media come ulteriori interlocutori, non come dei limiti, ma come un'apertura a livello di sponda di lavoro sempre più ampia. C'è anche un'aggiunta da fare dal punto di vista didattico. Io mi cimento anche come docente, cioè sono docente alla Scuola Internazionale di Comics di Padova e accodandomi al discorso fatto fino adesso, io insegno illustrazione digitale, quindi mi occupo di insegnare ai ragazzi le tecniche digitali per illustrare, chiaramente non prescindendo da quello che è l'ossatura teorica, abbastanza accademica, se vogliamo dirla in questi termini, quindi teoria del colore, composizione, anatomia, eccetera, eccetera. Quello che volevo dire è che a fronte appunto della possibilità di apertura di mercato, stiamo valutando anche l'idea di aprire nuovi corsi legati proprio alla frequentazione di un corso legato all'illustrazione digitale applicata alla concept art, quindi a tutto quello che è il mondo videoludico. Questo proprio perché mi rendo conto che i ragazzi hanno l'esigenza e la voglia di, passatemi il termine, essere un po' nerd in senso buono, quindi la passione per i videogiochi, un certo tipo di immaginario, no? che spesso ricorre in questi contesti. Richiede anche la figura poi di persone che siano preparate a intervenire come artisti in questo tipo di collaborazioni, insomma di sponde lavorative, chiamiamole così. Quindi ecco, questa è una cosa interessante, ci tenevo a dirla perché da quest'anno in teoria, incrociamo le dita, dovrebbero partire questi corsi sempre contestualmente alla Scuola Internazionale di Comics di Padova. Perfetto.